Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. L'Aula ha approvato 3 interventi a favore del sistema economico toscano a sostegno di imprese e comparti più colpiti dall'emergenza Covid. Il primo, nonché il più corposo, è quello a favore degli operatori del sistema neve, con uno stanziamento pari a 800.000 euro. C'è poi un contributo straordinario di 150.000 euro per il settore dell'arredo toscano attraverso il progetto By Design e infine circa 230.000 euro di risorse per la completa realizzazione degli interventi in miglioramento della fruibilità dei cammini regionali. Si tratta di una norma che abbiamo accelerato poiché in particolare sul sistema neve, dove si stanziano 800.000 euro, vanno proprio a compensare quel sistema neve che ha sofferto anche a causa della pandemia per la chiusura della stagione. Quindi queste somme per investimenti serviranno a tutti i gestori, a tutto quel sistema che ha sofferto pesantemente in questi anni. È una somma cospicua che speriamo vada a sollevare le sorti di queste aree e l'abbiamo fatto in modo da poterne beneficiare entro fine anno, altrimenti si sarebbe scavallato poi l'anno. È uno degli aiuti, dei sostegni più grossi di questi ultimi mesi. Insieme a questo si affianca il sistema del design, quindi 150.000 euro che derivano da un accordo nazionale fatto con il Ministero degli Affari Esteri, con il sistema delle Camere Estere, con l'Università di Architettura di Firenze, e sono risorse che serviranno per l'internazionalizzazione, quindi individuando un centro che fa da incubatore, una sorta di incubatore per tutte le aziende sull'internazionalizzazione legata appunto al design e al sistema del mobile. L'ultimo ambito in cui abbiamo stanziato le risorse sono circa 230.000 euro, si tratta dei cammini. Erano risorse che erano rimaste parzialmente utilizzate, quindi c'era necessità da parte di molti comuni di avere queste risorse per poter continuare o terminare i lavori infrastrutturali, quindi si tratta sempre di investimenti sui cammini presenti in Toscana. Voi sapete che ce ne sono tantissimi, che sono un settore di grande risposta turistica. Oltre 1 milione di euro di risorse importanti per i settori produttivi della Toscana e in particolar modo riguardano il settore sciistico, gli impianti, la neve ha sofferto, la montagna in un momento così delicato. 800.000 euro è uno stanziamento importante per andare a rifinanziare gli impianti, se penso anche al territorio di Siena, di Pistoia, le montagne della Toscana principali e non solo. Ovviamente risorse importanti per quanto riguarda il design, il mondo del mobile. Il centro sperimentale del mobile di Poggibonsi è un'eccellenza ormai a livello nazionale, sarà volano dello sviluppo, del design, dell'arredamento per quanto riguarda la Toscana nel mondo, con un finanziamento straordinario di 150.000 euro e poi oltre 200.000 euro a favore dei bandi, dei finanziamenti per quanto riguarda la legge sui cammini per quei progetti che i comuni avevano presentato ma non erano stati finanziati. Quindi si tratta di un pacchetto economico di 1 milione di euro sul quale daranno fiato alla nostra economia toscana. Come Fratelli d'Italia abbiamo sollecitato in questi mesi, ormai da un anno, un'attenzione particolare alla montagna che ha sofferto tantissimo più di altre zone il lockdown e la pandemia. 2 inverni di fatto chiusi avrebbero troncato le gambe a tutti, nonostante questo la montagna è riuscita ad andare avanti. Ecco, questo contributo aggiuntivo in parte risponde alle sollecitazioni che come Fratelli d'Italia abbiamo mosso in questi mesi e nell'ultimo anno. Pensiamo che si possa fare ancora di più, ma comunque è intanto una prima risposta che viene dalla Regione. Quello che chiediamo è che si faccia attenzione su chi sono i destinatari di questi contributi. Ci sono imprese strettamente legate alla stagione sciistica, strettamente legate alla cosiddetta industria della neve, che sono rimaste chiuse e che hanno perso il 100% dei loro profitti. Ci sono altre attività, magari in zone più marginali, che vengono definite montagne soltanto sulla carta, che hanno avuto difficoltà ma non del 100%, quindi noi vigileremo su quelli che saranno destinatari di questi contributi. Soprattutto cercheremo fin da domani di intervenire sulla Regione per alzare i massimali, perché 10.000 euro a impresa sono una cifra troppo piccola per quanto ci riguarda, e quindi cercheremo di intervenire in quella direzione. Siamo innanzitutto di fronte a un provvedimento che dal nostro punto di vista pecca per quanto riguarda appunto lo stile, quantomeno della normazione. Si è cercato di fare un unico calderone mettendo insieme settori diversi. Dal nostro punto di vista è chiaro che in questo momento in particolare ogni forma di sostegno economico
che appunto sia messo in campo dalla Regione su certi tipi di settori ci vede favorevoli. Dall'altra però non possiamo che censurare questo tipo di frenesia normativa, mettiamola così. Da una parte sostegno al sistema neve, dall'altra ci mettiamo anche dentro il sostegno al settore del mobile e infine riusciamo a ritrovare alcune risorse per sostenere i cammini, quindi i progetti sui cammini dei comuni. È chiaro che di fronte, diciamo, a questo stile normativo, ecco, occorreva a nostro avviso una maggiore organicità, anche perché altrimenti si perde quell'intento che può essere sicuramente condivisibile di sostenere determinati settori. È stato un curioso provvedimento, potpourri lo chiamerei, che mescolava tre argomenti completamente diversi, cosa che anche la tecnica legislativa sconsiglia. Il settore neve sicuramente merita sostegno, però attenzione perché ogni anno, da quando almeno io sono all'interno del Consiglio, quindi sono 6 anni, vengono presentati dei contributi una tantum al sistema neve. E è l'ora, credo, a questo punto di cercare di promuovere una diversificazione anche del tipo di turismo e delle attività che vengono fatte, perché altrimenti si rischia di rincorrere sempre di più i proventi mancati di una stagione sciistica che per il clima diventa sempre più corta. I cammini regionali anch'essi hanno ricevuto negli anni spesso dei contributi e è giusto continuare a darli perché i cammini sono sicuramente una risorsa per il turismo lento in Regione Toscana che è valorizzata, pensiamo al cammino di Santiago di Compostela, può essere una grande risorsa sotto tanti profili, però bisogna anche vedere come vengono spesi questi soldi perché appunto questo non è certo il primo contributo. Assolutamente inspiegabile il contributo al centro sperimentale del mobile della provincia di Siena, 150.000 euro per un progetto di internazionalizzazione che in pratica non verrebbe nemmeno attuato dallo stesso centro ma verrebbe in pratica appalmattato all'università e soprattutto non si capisce l'arbitrarietà con cui è stato scelto di promuovere quel distretto piuttosto che altri. Cascina, la mia città, e Perignano, altre zone pisane, hanno dei centri di assoluta eccellenza, lo stesso posso dire di Quarrata, di mille altre attività. Internazionalizzazione che tra l'altro fa già la Camera di Commercio e fa già la Regione Toscana con le sue agenzie. Perché regalare 150.000 euro quindi a questa società che ricordo è un SRL? L'assessore non ha saputo risponderci. In Consiglio regionale si è parlato anche di geotermia. Durante il periodo necessario alla trasformazione del COSVIG, il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, in una società in-house della Regione, le risorse destinate a quest'ultimo saranno assegnate direttamente ai comuni delle aree geotermiche mediante la deliberazione della Giunta regionale, previa ovviamente stipulazione di appositi accordi tra i singoli enti. Il Consiglio ha approvato una legge con una norma transitoria che nel prossimo anno 2022 vedrà i contributi derivanti dall'attività geotermica trasferiti direttamente ai comuni, in quanto COSVIG ha in atto un percorso per trasformarsi in società in-house della Regione. Come sappiamo, la Regione ha investito in COSVIG, ha aumentato la propria quota all'interno della società per farne una vera e propria agenzia di sviluppo delle aree geotermiche. Abbiamo da mettere a punto questo aspetto formale, poi dall'anno successivo, dal 2023, le risorse provenienti dalla geotermia saranno nuovamente attribuite a COSVIG, che le investirà sulla base dei progetti dei comuni. Si tratta di una norma transitoria riguardante la possibilità per i comuni geotermici, quindi tutti i comuni che ricadono nell'area della geotermia, di poter introitare le risorse che derivano appunto dalla geotermia per poter disporre di queste risorse da spendere e progettare e fare investimenti sul territorio. È una norma transitoria perché la Regione sta già lavorando e ci siamo dati un tempo al 31/12/2022 per ragionare con COSVIG, che è la società che si occupa della riscossione, in house, quindi far sì che ci sia una società gestita dalla Regione Toscana. Il tempo per gli approfondimenti necessario è un tempo piuttosto lungo, quindi si parla, come dicevo, del 31/12/2022. Nel frattempo la norma transitoria consente a quei comuni di poter beneficiare ugualmente delle risorse derivanti dalla geotermia. Molto importante, seppure un atto tecnico, perché riguarda la possibilità per i comuni di attingere finalmente ai fondi che li riguardano. Sono due ambiti molto importanti nella nostra regione, perché sia quello della Val di Cecina sia quello della Miata sono due aree interessate che garantiscono alla nostra regione il 30% dell'energia sul nostro territorio e
questo potrebbe anche essere ampliato. È chiaro che qui in prospettiva dobbiamo anche fare un lavoro insieme positivo, perché la gara che dovrà essere prevista per il 2024, e se non si riesce a fare una gara, magari avere una proroga, sicuramente le concessioni devono essere devono avere una continuità, perché questo settore possa andare avanti e anche, perché no, crescere e svilupparsi, visto quello di cui stiamo parlando con le energie rinnovabili in Toscana. Sicuramente noi abbiamo una ricchezza molto importante, e ne parlavo anche con il sindaco Bagaggini Piancastagnaio, piuttosto che con il sindaco Ferrini della Castelnuovo Val di Cecina, due aree molto importanti dove devo dire che tutti i sindaci sono uniti, è una battaglia comune. Devo dire che questo argomento è arrivato nella seconda commissione in maniera piuttosto improvvisa, in quanto l'argomento dell'energia atteneva alla quarta commissione fino alla scorsa legislatura. E perciò per noi è stato un argomento nuovo e non è stato neanche analizzato all'interno della commissione all'interno della quale io stessa lavoro. E questo secondo noi è un passaggio grave che manca, e soprattutto anche perché bisogna capire quale sarà il lavoro del COSVIG, le attività che faranno, quanto impatterà nel bilancio, perché la geotermia, bisogna dire chiaramente una cosa, c'è un tipo di geotermia che aiuta l'ambiente, quella bassa entalpia, quella delle piccoli impianti, compresi quelli domestici, e sono sicuramente una grandissima risorsa. E questa va sfruttata. Ci sono quelli invece che fanno geotermia, un tipo di geotermia che è speculativa, che il guadagno è soltanto sugli incentivi che vengono presi dal governo. Quella va evitata, e soprattutto bisogna fare molta attenzione alla geotermia, perché a seconda delle zone geografiche su cui essa è, presenta problematiche differenti. In alcuni casi è completamente innocuo anche dal punto di vista ambientale, in altri casi, come sulla Miata, abbiamo visto aver dato anche gravi problemi, e su cui lo studio in vetta aspetta ancora di vedere alla luce i risultati per capire davvero quale ne sia l'impatto. Quindi prudenza, perché la geotermia è una grandissima risorsa, ma bisogna saperla sfruttare bene, deve essere sfruttata nell'interesse della popolazione e dell'ambiente, e soprattutto bisogna molto fare attenzione a dove questa viene praticata. Via libera al programma di attività del Comitato Regionale per le Comunicazioni nel 2022. Il Corecom promuoverà azioni in materia di diffusione della cultura digitale e di promozione di una navigazione consapevole e sicura attraverso il progetto Patentino Digitale, nonché iniziative in contrasto all'hate speech. Ha approvato anche un ordine del giorno per promuovere la massima diffusione delle funzioni del Comitato attraverso un'apposita app. Il Consiglio approva il programma delle attività 2022 del Corecom, che è un organismo poco conosciuto forse dai cittadini toscani, ma fondamentale per i loro bisogni in materia di informazione, di comunicazione, di telecomunicazioni. Il Corecom svolge una importantissima attività dal punto di vista delle controversie che gli vengono deferite in materia di telecomunicazioni, di comunicazione e informazione. Sono stati quasi 10.000 i casi risolti dal Corecom negli ultimi anni, in questo anno, e altrettante si presentano come probabili in futuro. In più, il Corecom svolge un'importantissima attività informativa, educativa della cittadinanza. Il progetto più importante dal punto di vista della quinta commissione è quello senz'altro del patentino digitale, che si rivolge alle scuole, alle quali dedica 20 formatori preparati e strutturati nell'ambito delle attività del Corecom, per aiutare i ragazzi a maturare una consapevolezza nell'uso degli strumenti digitali, a metterli in guardia dai pericoli del frequentare l'ambiente virtuale e digitale, e soprattutto a farne cittadini consapevoli nell'utilizzo di questi strumenti, che sono fondamentali, che sono importanti e che però possono essere anche insidiosi se non se ne conoscono i meccanismi o se non si è ben in guardia sui pericoli che possono venirne. Abbiamo votato favorevolmente la proposta di risoluzione sul Corecom, così come avevamo fatto anche in commissione, dove avevo dato dei suggerimenti al Presidente e li aveva accolti favorevolmente. Abbiamo presentato per questo un ordine del giorno proprio per permettere ai toscani di conoscere il Corecom, perché la maggior parte non sanno che cos'è. Questo Corecom può aiutare in tante controversie nei servizi di telecomunicazione, e lo scorso anno addirittura ne ha risolte circa 10.000 e sono gratuite. Quindi è importante farlo conoscere,
e per questo ho presentato un ordine del giorno per far sì che si possa creare un'app gratuita con la quale i toscani possano interagire con il Corecom. Inoltre è ancora positivo il progetto che partirà nel 2022 sul patentino digitale. Saranno preparati 20 giovani per poter andare nelle scuole proprio per metterli in guardia, creare delle buone pratiche contro il bullismo e contro tutte le problematiche di violenza che ci sono sulla rete.